Salve a tutti gli amici di Ultim'ora Calcio News. Oggi andremo a scoprire come Marotta ha clamorosamente manomesso le regole del campionato aiutato da Gravina. Questo è un episodio che crea scalpore verso tutti i tifosi che ora invocano pene severe. Guarda tutto il video e non dimenticare di sostenere questo canale e mettere mi piace. Unisciti alla nostra community Telegram, link in descrizione. Ecco a voi, amanti del calcio, un capitolo oscuro che macchia la storia della Serie A, un episodio che ci costringe a interrogarci sulla vera essenza dello sport che amiamo. Parliamo del caso di Simone Inzaghi, l'allenatore dell'Inter, e della sua azione sfrontata durante il match contro la Roma. Un atto che non solo ha infranto le regole, ma ha anche schernito l'intero sistema della giustizia sportiva. Durante la partita abbiamo assistito a un Inter che sembrava aver perso la bussola, concludendo il primo tempo in svantaggio. Ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Quello che è seguito rivela una verità molto più amara. Il colpo di scena avviene all'intervallo. Nonostante la squalifica, Inzaghi trova il modo di influenzare il corso della partita, impartendo istruzioni ai suoi giocatori tramite il viva voce di un telefono. Un'azione non solo proibita ma profondamente scorretta, che mina alla base l'integrità del gioco. Di fronte a questa palese violazione, cosa fa la FIGC? Si limita a infliggere una multa irrisoria di 3.500 euro a Inzaghi e altrettanti all'Inter. Una cifra che, per un club e un allenatore di tale levatura, equivale a poco più di una mancia. È questo il prezzo della giustizia nel calcio italiano? E cosa dire della reazione dei media e dei tifosi? Seppur alcune voci si siano levate in protesta, il generale silenzio attorno a questo caso è assordante. Siamo davvero disposti a tollerare che il calcio sia governato da chi ha le tasche più profonde, piuttosto che da chi gioca con passione e integrità? È tempo di dire basta. Non possiamo permettere che episodi del genere passino sotto silenzio, trattati come semplici scivoloni regolamentari. La fedeltà sportiva e il rispetto delle regole devono essere al primo posto, al di sopra di qualsiasi strategia di gioco o interesse economico. Chiedo a voi, tifosi, appassionati e sostenitori del fair play, di unirvi in una condanna collettiva di queste pratiche disoneste. È solo attraverso la nostra voce e la nostra indignazione che possiamo sperare di vedere un cambiamento. Supportate il canale, condividete questo messaggio e soprattutto esigete un calcio pulito e giusto.